Con gli occhi bassi, senza proferire parola, Ariel Castro si è presentato per la prima volta davanti alla corte del tribunale di Cleveland, in Ohio. L'uomo è considerato il solo responsabile della segregazione nella Casa degli Orrori per circa 10 anni di 3 giovani. Castro deve rispondere dell'accusa di stupro di 4 capi di imputazione per sequestro di persona nei confronti di Amanda, della figlia di 6 anni, nata durante la prigionia, Gina e Michelle, tutte e 4 liberate grazie ad un vicino. Il giudice di Cleveland ha fissato in $2 milioni per ciascuna vittima l'eventuale cauzione da pagare per ottenere la libertà condizionale. I 2 fratelli di Castro, fermati al momento dell'arresto dell'uomo, sono stati giudicati estranei alla vicenda. Le giovani hanno tutte raggiunto le proprie famiglie. La ricostruzione dell'inferno che hanno vissuto resta ancora frammentaria. Ma è certo che le 3 ragazze sono state legate nei 10 anni di prigionia.